Dal Vangelo di Giovanni. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portar frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti alla quinta domenica di Pasqua e in questa occasione la buona novella vi raggiunge da un vigneto, perché nel Vangelo Gesù utilizza l'immagine della vite per definire se stesso, così come domenica scorsa aveva utilizzato l'immagine del pastore. È interessante notare che sia domenica scorsa che questa domenica Gesù dice di essere il pastore vero, quello autentico, quello bello, e anche della vite dice di essere la vite vera, quella autentica, quella bella. Perché Gesù utilizza questo aggettivo, vero, vera, autentico, bello, bella? Perché la vite, per il popolo di Israele, così come per noi, era una pianta molto comune e quindi molto utilizzata, sia dal punto di vista della letteratura, sia dal punto di vista della poesia, sia dal punto di vista religioso. Dio, nel Vecchio Testamento, definiva se stesso come il padrone della vigna e il popolo di Israele come la sua vigna prediletta. Vigna che era stata piantata con cura, utilizzando viti scelte, che era stata curata giorno per giorno, come fa un buon vignaiuolo con il suo vigneto, ma che invece di dare frutti buoni e deliziosi, aveva dato frutti immangiabili. La vite, poi, era utilizzata nell'antichità anche come immagine della sposa. Probabilmente molti di voi ricordano, partecipando a qualche matrimonio, il salmo che dice: la mia sposa come vite feconda nell'intimità della mia casa. E anche qui Israele pensava di essere non solo una buona vigna, ma anche una sposa fedele, non solo una vite feconda, una vigna feconda, ma anche una sposa fedele e feconda. Dio invece, attraverso i profeti, ci fa sapere che Israele non era una vigna buona, come già vi ho accennato, e non era una sposa fedele. I frutti della vigna erano immangiabili e la sposa aveva accumulato infedeltà e tradimenti. Perciò, attraverso i profeti, il Signore fa capire cosa effettivamente vuole dal suo popolo, cosa effettivamente vuole che questa vigna fruttifichi, che questa sposa esprima nella sua vita. Il popolo pensava di portare frutti buoni perché faceva cerimonie religiose perfette nel Tempio, perché offriva sacrifici ed olocausti, perché continuamente faceva offerte al Signore. Ma il Signore, attraverso i profeti, dice: per me tutto questo sono tralci secchi, per me tutto questo è semplice fogliame, io voglio altro. E attraverso il profeta Osea diceva: io non voglio sacrifici, io voglio la misericordia, io voglio l'amore. È questo il frutto bello che il Signore attende dalla sua vigna, che il Signore attende da me e da voi, fratelli e sorelle carissime. Perciò Gesù dice di sé di essere la vite vera. Lui
ha portato il frutto abbondante dell'amore. Lui ha accettato per sé la potatura della passione e della morte perché il frutto della risurrezione potesse essere un frutto fecondo per tutta l'umanità, di oggi, di ieri e di sempre. Quindi anche noi dobbiamo accettare le potature e i tagli che il vignaiuolo bravo fa sulle sue viti perché possano alleggerirsi dei tralci infruttuosi e possano arricchirsi di frutti più abbondanti, diventando ancora più fecondi. Come ci pota il Signore? Il Vangelo ce lo ha detto, prima di tutto attraverso la sua parola. È la parola di Gesù, spada a doppio taglio, come ci ricorda la lettera agli Ebrei, che ci purifica e ci rende capaci di portare molto frutto. La parola di Gesù che illumina tutta la nostra esistenza e ha qualcosa da dirci, da darci in ogni aspetto della nostra vita. Allora approfittiamo in questa occasione per fare un esame di coscienza sui nostri pensieri, sulle nostre parole, sulle nostre azioni, sulle nostre omissioni. Dov'è che il Signore ci vuole potare con la sua parola? Ma il Signore ci pota anche attraverso i fratelli e le sorelle. Io posso essere per voi occasione di potatura, voi lo potete essere per me. Perché i difetti, le zone d'ombra, le fragilità, i peccati che ognuno di noi commette a volte sfuggono a noi stessi, ma i nostri fratelli e le nostre sorelle li vedono benissimo. Poi il Signore ci pota anche con la nostra esperienza personale. A volte ci accade qualcosa che ci costringe a riflettere, che ci apre gli occhi, che ci fa dire così non va. Devo dare una direzione diversa, devo cambiare nella mia vita. E infine il Signore ci pota anche attraverso le critiche di coloro che non credono, che non appartengono alla Chiesa, che sono lontani, ma che comunque con le loro parole possono davvero scuoterci e costringerci a rimetterci sulla retta via, costringerci a ripensare il nostro appartenere a Gesù. Perché Gesù ce lo ha detto con chiarezza, se non rimanete uniti a me, voi non potete portare frutto, senza di me non potete fare nulla, come il tralcio staccato dalla vite. Rimanere nel Vangelo di Giovanni è un verbo importantissimo, a volte viene declinato anche come il verbo dimorare, fin dalle prime pagine del suo Vangelo. I primi discepoli dicevano a Gesù, Signore, dove dimori? Dove rimani? Vogliamo stare con te. 40 volte San Giovanni utilizza questo verbo, ma 7 volte in questi pochi versetti. Rimanere, dimorare insieme con Gesù, avere i suoi stessi pensieri, le sue stesse parole, i suoi stessi sentimenti, il suo stesso modo di vivere e di agire, è fondamentale. Solo così potremo portare frutto. Anche questa espressione, per ben 7 volte, viene ripetuta in questo breve brano del Vangelo. È dal portare frutto che si riconoscono le viti buone da quelle non buone. È dal portare frutto che si riconosce la qualità della nostra vita. Ma qui il Signore ci dichiara il suo amore, ci manifesta la dignità che ci ha donato. Pensateci, fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che è la vera vite, porta i frutti attraverso di noi che siamo i tralci. Non lo fa direttamente, lo fa attraverso di noi, se noi rimaniamo in Lui. E qui ci viene in aiuto San Paolo, che nelle sue lettere per ben 164 volte dice che noi dobbiamo rimanere in Cristo, che noi dobbiamo vivere in Cristo, perché chi vive in Cristo, chi rimane in Cristo, è una creatura nuova. Le cose di prima sono passate, ecco, ne arrivano di nuove. E nella lettera ai Galati San Paolo ci dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me.
proprio come succede fra due sposi, fra due innamorati, nel cuore della fidanzata è sempre presente il pensiero del fidanzato e viceversa, nel cuore del fidanzato è sempre presente il pensiero della fidanzata. Proprio come succede ai genitori che hanno sempre nel cuore il pensiero dei loro figli, ovunque essi siano, vicini o lontani. E anche un bel testo che anche in un'altra occasione vi ho citato, Il Piccolo Principe, a proposito dell'amicizia ci ricorda la stessa cosa. La volpe e il piccolo principe si stanno separando. Il piccolo principe dice alla volpe: adesso ci allontaniamo e cosa ci abbiamo guadagnato da questa nostra amicizia? E la volpe dice al piccolo principe: io ci ho guadagnato il colore del grano. Io non mangio il grano e quindi a me il grano non serve, ma i tuoi capelli sono del colore del grano. Ogni volta che guarderò il grano, io mi ricorderò di te e ti terrò nel mio cuore. Come sarebbe bello se noi, guardando la realtà intorno a noi, guardando le persone intorno a noi, partecipando alle celebrazioni, potessimo ricordarci di Gesù, avendo i suoi stessi sentimenti e portando i frutti, quelli dello Spirito, che sempre nella lettera ai Galati San Paolo ci ricorda. Prima di tutto l'amore, quello vero, bello, disinteressato, come appunto Gesù ci ama, non con le parole e con la lingua, ma nei fatti, coi fatti e nella verità. E poi la pace, la gioia, la pazienza, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé. Questo è l'augurio che faccio a me, questo è l'augurio che faccio a voi, fratelli e sorelle, da questo vigneto dove stiamo registrando la buona novella. Che come queste viti fra non molto porteranno i loro frutti, così anche noi possiamo portare abbondanti frutti dello Spirito.